In Italia è in atto un complotto e nessuno ne parla. Sì, lo so che questo è quello che dicono tutti i complottisti, ma questo è vero, ve lo giuro. Il complotto è quello che impedisce alla gente di acquistare francobolli. Provate ad acquistare un francobollo praticamente impossibile. Io ricordo quando ero ragazzina e i francobolli si trovavano dappertutto. Una persona poteva andare al tabacchino e acquistare francobolli. Eh, io um, ho provato in diversi eh, tabacchini e tutti inspiegabilmente mi hanno risposto che hanno grandi difficoltà a ordinare i francobolli. E io ho anche chiesto al tabacchino sotto casa, ma ha visto che vi finiscono così così presto, perché non ne chiedete di più? Non ce li danno. E quando gli arrivano i prossimi, non lo sappiamo. Ma che faccio? Tra un paio di giorni o tra un paio di settimane? Tra un paio di settimane, vi giuro, e così in un sacco di altri tabacchini dove sono entrata che o non hanno assolutamente francobolli, non li vendono più, oppure non sanno dirmi quando li avranno di nuovo. Ora, andare all'ufficio postale è come si dice in. Um, ecco, mi sono dimenticata di staccare il wifi dal computer, mi arrivano le notifiche. Eh, dicevo, andare all'ufficio postale è come si dice in cagliaritano un udraballo, è un lavoraccio perché bisogna fare le file, eccetera, eccetera. Ma anche quando poi mi metto di buona lena e vado all'ufficio postale, questi qua fanno un sacco di problemi, non, pare che non mi vogliono vendere i francobolli, anche perché le persone alle quali scrivo non abitano nel comune dove abitano io o in Italia ma abitano da altre parti del mondo l'ultima volta che ho fatto la fila per acquistare un francobollo per spedire una lettera in Australia mi hanno fatto il, il terzo grado ancora un po mi, mi chiedevano la carta d'identità e la prima risposta è stata è eh in Australia è eh in Australia io non lo so io adoro scrivere lettere ho sempre scritto tantissime lettere anche perché quando viaggiavo da ragazzina ho fatto un viaggio che ha attraversato l'Asia e durato circa un anno e per mantenermi in contatto con la mia famiglia, diciamo che ogni paio di mesi riuscivo a trovare un telefono da cui chiamare, anche se poi col fuso orario eccetera era abbastanza difficile. Però oh, il, mo il modo per comunicare era sempre quello di eh, scrivere lettere e poi farmi rispondere al poste restante, che è questa cosa bellissima che mi piace tantissimo, è praticamente farsi mandare una lettera all'ufficio postale Centrale di una città lo può fare chiunque. Poi tu vai lì con la tua carta d'identità, c'è una casella dove arrivano tutte le lettere poste restante. Tu vai con i tuoi documenti d'identità e dici: Mi chiamo Cristina Marras, dovrebbe esserci una lettera per me. Loro controllano e se c'è. La danno, ecco, mi manca tantissimo scrivere lettere. Fatemi capire perché è impossibile comprare francobolli e poi fatemene comprare un, un po' di riserva perché ho un sacco di lettere da scrivere ai miei amici e non solo in Australia.